poteva non fare il tantan mediatico, poteva non arrivare un po' ovunque questa notizia. Certo che poteva, certo che doveva, e certo che è arrivato, perché ci pensano loro. Buongiorno, 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 bentrovati amiche, amici rossoneri, bentrovati. Come sempre sapete già cosa dovete fare, chi ancora non si è iscritto al canale itinerante YouTube ACM Style, perché io itinero parlando di Milan, raramente sono fermo in casa, e quando lo faccio mi rompete le scatole in maniera simpatica, dico, perché mi preferite in macchina. Bene, quindi iscrivetevi al canale, manca poco, obiettivo 16k, manca veramente poco, poi più avanti raggiungeremo altri obiettivi, intanto arriviamo a 16k, manca veramente poco, pollicione in su, tanti commenti. Vi ricordo stasera che c'è quelli della 104, così parliamo un po' più approfonditamente di quello che succede. Insomma, ragazzoli belli, veniamo a noi. Perché? Che succede? Io riflettevo prima e dicevo, ma è finito il campionato? No, in realtà non è finito. Ma no, il campionato è finito. Il campionato è finito, ragazzi, siamo secondi. Secondi ufficiali, come si è qualificata anche la Juve, lasciamo stare. Secondi ufficiali, boh, da lì non ci schioda più nessuno. Appurato che da lì non ci schioda più nessuno. Sopra non possiamo andare, sotto non possiamo scendere. Coppe non ne abbiamo, vittorie da prendere non ne abbiamo. È praticamente calma piatta fino alla fine. Manca due giornate. Appurato questo, e diciamolo sto allenatore, è su via, dai, e diciamolo, tiriamolo fuori questo nome, ormai è finita, quello sa che se ne deve andare, il campionato è finito, dai, diciamo, tiriamolo fuori, fate contenti noi tifosi, fateci contenti, diteci già che sarà, tanto anche lui non è uno sgarbo nei confronti di Pioli, lo sa benissimo, è finita, lo sa benissimo, inutile fare i bambini, si sa, deve andare via, arriva lui, punto, basta, fine, fatevi la stretta di mano, scambiatevi, fate un po' di passaggio di consegne, comincio ad andare a vedere gli allenamenti del Milan, e boh, fine, no, io ovviamente sto sognando, chiaro, però sarebbe una cosa bella, sarebbe una cosa bella se succedesse, no? Ma in quest'ottica, attenzione ragazzi, perché ci hanno pensato un po' i giornalai stamattina a tirar giù un po' di notizie che poi, ripeto, hanno fatto fare il tantan mediatico. Io sorrido quando sento queste cose, però è giusto comunque, doveroso dire come stanno le cose. Riguardo proprio le ultime notizie legate ovviamente all'allenatore del Milan, perché torna a farsi largo ancora il nome di Antonio Conte, che piace tanto anche al Napoli, ma è tornato prepotentemente di moda anche per quello che è il discorso Milan. Ne parlavano stamattina anche i giornali, che aggiungono, loro aggiungono, un altro nome che ce l'hanno dimenticati, perché i giornali che ne parlano stamattina, i giornali e i giornalai, parlano del tecnico italiano che sarebbe proprio pronto a dire sì al Milan, lo dicono loro, attenzione, se lo dicono loro. Però al momento, come si suol dire, cioè loro dicono questo e poi dicono al momento però non si registrerebbero contatti fra le parti. Con i rossoneri che ovviamente smentiscono questa cosa. Attenzione, questa può essere una cosa ovviamente di rito. Il Milan continuerà a smentire, continuerà a farlo, quasi noiosa sta cosa, no? Però continua a farlo, perché la linea dalle parti di Aldo Rossi non è cambiata, con figura che è Antonio Conte, non è ritenuto il profilo ideale per la visione di calcio che ha Red Bird. E il punto sul tecnico pugliese è che in queste ultime ore si sarebbe accesa la corsa ad Antonio Conte, che in realtà un po' tutti, un po' tanti lo vogliono, soprattutto in Italia. E in Italia c'è sia il Milan, ma c'è anche il Napoli,
dove De Laurentiis proverà fino all'ultimo a agganciare Conte e portarlo a Napoli. Lo incontrerà di nuovo per capire se ci sono le condizioni ideali per chiudere con lui. Anche se, attenzione, perché a Napoli c'è un problema interno. Ci sono alcuni dirigenti interni al Napoli che invece non sono convinti dell'operazione Conte. Rispecchia un po' la storia nostra, mi sembra quasi una fotocopia. Un altro aspetto interessante di cui parlare è venuto fuori quello che è legato allo stipendio di Conte. Le richieste economiche di Antonio Conte sono molto più basse rispetto a quelle degli ultimi anni. Conte infatti chiederebbe, attenzione, non più di 4-5 milioni di euro a stagione, ovviamente più i premi e i risultati legati comunque ai diritti d'immagine di se stesso. Quindi 4-5 milioni è quello che di base la società dovrebbe dargli. Quindi a quanto pare è una sfida tra Napoli e Milan, a quanto parrebbe, per Antonio Conte. Ma gli azzurri, come i rossoneri, stanno guardando ovviamente anche ad altri profili interessanti. E il Napoli in questo momento valuta anche l'ipotesi Gasperini, che dovrebbe essere un'altra scelta fra le più papabili, come non trascurano ancora l'idea di Stefano Pioli. Però c'è anche un altro allenatore che è in auge, che è Vincenzo Italiano, questo sempre per il Napoli. Quindi diciamo che De Laurentiis guarda molto in Italia e agli allenatori italiani, contrariamente ai rossoneri, al Milan, che invece tende più a guardare ad allenatori stranieri come Conceição e Fonseca, passando anche per Van Bommel. Quindi la notiziola del giorno è proprio quella che Conte, anzi i procuratori di Conte, dovrebbero incontrare a giorni in Milan per capire la fattibilità e chiudere. Qualcuno oggi mi ha scritto anche in privato: sei contento? Per cosa? Perché comunque fra oggi e domani arriva Conte. Cioè, capite il tantam mediatico qual è, no? Oggi domani arriva Conte. Vado molto cauto perché di certezze nella vita ce ne sono poche. E questa è un'altra, credo, operazione mediatica importante che sta facendo Red Bird. Io, ripeto, ho la sensazione che alla fine potrebbe davvero arrivare lui, ma per il semplice fatto che è un'operazione platealmente interessante per i tifosi rossoneri, no? Perché ci stanno un po', diciamo, prendendo in giro con le varie situazioni create, ci stanno facendo ascoltare 500 nomi di cui 450 non ci convincono. Poi alla fine, se ne usciranno con un esploit mediatico, con una presentazione di quelle paurose, in modo che possano poi riavvicinare un po' i tifosi alla squadra e alla dirigenza. Ma tutto questo mi va anche bene, non c'è problema. L'importante è che arrivi un allenatore che sappia come guidare questi ragazzi, che sappia come gestirli. E io dico che l'anno prossimo, se ci fosse Antonio Conte con 2-3 inserimenti totali, uno per reparto, ragazzi, ce la possiamo giocare. Io ne sono convinto, ce la possiamo veramente giocare. Perché dove arriva Conte, dove tocca Conte, fa sempre cose buone. Poi è chiaro che non è un invincente in Europa, in campo europeo, tipo di coppe, però dove è andato ha sempre vinto e vinto bene. E poi a me piace il gioco di Conte, ragazzi, mi piace anche la cazzimma e la verba che ci mette questo allenatore, quindi sarei ben contento. Ma ripeto, i giornalai possono dire quello che vogliono, possono sparare ogni giorno qualsiasi cosa, la realtà dei fatti la sapremo a breve, anche se il mio desiderio sarebbe quello ormai di saperlo già. Ripeto, è finita, ditecelo, fateci per qualcosa. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi belli. Intanto, sempre comunque Forza Milan, noi come sempre ci sentiamo più tardi e addio!